Che cosa c'è di novità in questi corsi? La novità è che questi corsi hanno il vantaggio di essere fatti in aula, quindi con la presenza degli studenti e del docente, ma con la possibilità poi per lo stesso studente e per il docente di visionare i corsi già registrati online, di visionare tutte le slide eccetera e ripassarsi le cose che già sono state dette in aula, quindi sostanzialmente è come una ripetizione che lo studente fa e anche sia quello bravo che quello magari un po' meno capace riesce in questo modo ad acquisire molto meglio le nozioni e i problemi che deve affrontare studiando quella materia. Ci sarà una seconda fase dove magari potete arrivare a una segnalazione presso tutte le camere di commercio, certo, eccetera, degli stessi ragazzi? Sicuramente, questi ragazzi faranno parte di un archivio insieme ad Alma Laurea, che già fa gli archivi per le università, ma un archivio anche proprio del polo universitario, dove vengono registrati i curriculum di questi ragazzi, ma non solo. Prima forse non ne abbiamo parlato, ma anche di tutti gli studenti aretini che frequentano le varie università italiane. Noi stiamo facendo degli accordi con l'Università di Siena e con l'Università di Firenze in particolare, ma anche di Perugia e di Bologna, per avere i curriculum degli studenti che sono residenti nella provincia di Arezzo e che vorrebbero fare stage presso le imprese e istituzioni aretine.